Domenica 24 luglio la Casa dei Beni Comuni farà da cornice a Valbelluna in Fermento, manifestazione organizzata dall'associazione In Fermento APS, definita Mercato Conviviale. Dalle 10 alle 22 all'ex caserma Piave in via Tiziano Vecellio a Belluno troveranno spazio l'enogastronomia, la musica, l'arte e l'artigianato. Si tratta della prima iniziativa di questo tipo messa in atto dal collettivo bellunese. La nostra associazione è stata fondata a maggio di quest'anno da 9 persone. Noi ci occupiamo principalmente di enogastronomia per motivi di passione o professionali e abbiamo fondato l'associazione per avere la possibilità di riunire delle aziende, delle persone, delle realtà che lavorano bene nel settore enogastronomico, ma non solo. Ci sarà grande fermento perché ci saranno circa una trentina di espositori, tutti provenienti dalla Valbelluna, dall'agricoltura, all'artigianato, all'arte. Questi espositori avranno uno spazio, quindi una parte di mercato che durerà dalle 10 alle 18, ma questo mercato sarà contorniato da musica, da cibo, da un'enoteca coi vini degli espositori e tante altre cose, spettacoli, intrattenimento. Appuntamento dunque alla Casa dei Beni Comuni per un momento di scambio e incontro che certamente incoraggerà nuove positive relazioni tra produttori e appassionati. È un evento aperto a tutti, dai più piccoli ai più anziani. La nostra idea non è solo quella di dare un'opportunità alle aziende di farsi conoscere, che è comunque uno degli obiettivi principali, ma è anche quello di creare un momento di convivialità nel bellunese. Io invito la popolazione, dalle 10 inizierà l'esposizione, la parte mercato, che però sarà già accompagnata da colazioni, dopodiché all'1 inizierà il pranzo con lo street food e i primi stand del cibo, dopodiché alle 18 partirà musica dal vivo con artisti bellunesi e spettacoli da mangiare e da bere fin sera.